Un grave lutto purtroppo sconvolge la nostra Italia. È morto infatti proprio ieri, 23 novembre 2016, mercoledì, Vittorio Sermonti. Aveva 87 anni d'età, era uno scrittore, un grande esperto di Dante e anche un grande attore. Qualche giorno fa, il suo ultimo tweet, che purtroppo, per così dire, dobbiamo dire ultimo, annunciava però una pausa per quanto riguarda gli impegni lavorativi. Agli inizi di quest'anno, 2016, era uscito il suo ultimo libro, il suo ultimo, diciamo così, la sua ultima opera, intitolata Se avessero, tra i cinque finalisti del Premio Strega. Nel libro in questione, l'opera in questione, che aveva come sottotitolo Opera Ultima, egli parlava del fratello e per l'appunto della sua vita fatta di intelligenza, di arguzia, ma anche di sofisticata sensibilità. Un uomo poliedrico, un uomo che ha saputo reinterpretare in modo, o meglio in stile nuovo, quelli che sono i canoni della scrittura, i canoni del cinema, ma soprattutto che seppe spiegare con grande, con assoluta e con totale capacità, per l'appunto, Dante Alighieri, il grande, per così dire, letterato italiano, che vi ricordo ha scritto la Divina Commedia. Io vi ringrazio per l'ascolto, io vi ringrazio per la visione, il video termina qua, questo video non vuole assolutamente ledere la privacy di Vittorio Sermonti e o della famiglia Sermonti, questo video vuole solo informare eventuali persone di questa tragica morte che purtroppo si sarebbe verificata, nel pieno rispetto di Vittorio Sermonti e della famiglia. Grazie per l'ascolto, grazie per la visione. Vittorio Sermonti riposa in pace. Amen.